Ciao, come state? Tutto bene? Avete finito e iniziato bene il nuovo anno? Spero di sì, insomma, che l'abbiate passato in compagnia di amici, familiari, che vi siate divertiti, che non siate rimasti a letto magari ammalati, spero di no, perché sapete che si dice, il detto dice che come inizi l'anno nuovo, così farai, no? E quindi se siete rimasti a letto sarebbe un po' brutto rimanere a letto tutto l'anno. Detto questo, io l'ho iniziato bene. Mi sono divertita, sono andata a uno spettacolo di cabaret con la cena, con insomma, comici che ho conosciuto negli anni, di Zelig e Colorado, e poi comici torinesi che continuano a Torino appunto a tenere, diciamo così, i loro spettacoli e le loro serate. Detto questo, però, che ci faccio qui? Sono ancora qui. Eh sì, sono ancora qui perché, come vedete, vi ho lasciato in un modo, cioè lavorando, creando spazio, facendo spazio per il nuovo, diciamo così, mixer, ma ci ritroviamo qui nell'anno nuovo, ancora col mixer, non nelle stesse condizioni, ma insomma non è che i lavori siano tanto migliorati, ecco, mettiamola così. Però, che dire, intanto che come vedete siamo riusciti a sistemare il mixer nello spazio giusto, tagliando, rompendo, insomma modificando. Poi sì, ci sono ancora un po' di cose da fare e quindi ci sarà ancora da sistemare questa parte che è dedicata al telefono, da sistemare questo che come vedete c'era praticamente un monitor che ci serve anche quando ci sono degli ospiti per far sì che si possa, insomma, l'ospite possa vedere la regia, ma possa vedere anche le notizie magari su internet, prese da internet. E quindi, essendo che questo andava più in là, insomma, dobbiamo rifilare tutto quanto e ricercare di rimettere il monitor e di attaccare tutti i cavi. Cioè, in realtà no, vabbè, di cavi ce n'erano molto di più e abbiamo ridimensionato. Qui c'è ancora il metro per prendere le ultime misure, dovremo poi farci ancora mettere il pezzo, come vedete qui, che abbiamo sistemato per chiudere, ma l'unica cosa sicuramente di diverso che c'è è che non c'è più il mixer qui, quello che era provvisorio. In realtà questo qua funziona, quindi è vero che l'abbiamo sistemato, l'abbiamo incastrato, ma finalmente funziona. Per cui è già nell'anno nuovo possiamo dire che già c'è stato il cambiamento, lo switch off, possiamo dire, da mixer vecchio al mixer nuovo. Sì, possiamo dirlo, possiamo dirlo. Effettivamente sì. Che dire? Oh, boh, spero che, insomma, di finire presto questi lavori, anche perché il microfono, insomma, sarebbe più comodo avere di nuovo quella braccio che scende giù e non questo da tavolo, stile anni che furono. 2024 bisogna avere tante, tante, tante novità e tante cose nuove. Tra le novità, sicuramente devo finire, come vi dicevo, di mettere a posto questo studio perché io devo andare al mare, devo andare a Sanremo. Perché sì, perché là, insomma, ci sono un po' di novità in arrivo per il 2024, soprattutto a febbraio. Devo andare anche Loano perché, ma magari ci sarà la possibilità di portare la radio anche lì, negli eventi estivi non solo, quindi devo sbrigarmi. Là non aspettano, qui non aspettano. Voi non aspettate giustamente perché dite, oh, ma il martedì arriva, arriva in fretta, quindi vedi di mettere a posto per poter fare i nostri collegamenti. E così farò, farò più che in fretta. Ma volete sapere ancora una cosa? Quando c'è una cosa che non va bene, se ne rompono altre mille. Che cosa si sarà rotto qui? Non so se vi ricordate in una delle ultime dirette, penultime, ero rimasta al freddo, al freddo, al freddo. Poi avevamo riparato la caldaia, ma tacchete, c'è di nuovo qualcosina che non va. Quindi anche in queste feste ci sono gli operai che stanno cercando di sistemare la caldaia. Riusciranno i nostri eroi? Si riuscirà dal 9 gennaio a ripartire con tutto a posto? Solo se mi seguirete lo saprete. Magari facciamo il giro di là, andiamo a vedere, insomma, a che punto sono quei lavori. Prendo anche il giaccone, non si sa mai, frescolino. Vediamo un po'. E qua la caldaia. Ok, non c'è più il tubo che esce fuori dalla finestra, quindi almeno quello è sistemato. La finestra l'abbiamo chiusa. Vediamo di qua. Ok, effettivamente sì, stanno salendo, stanno facendo un po' di lavori.
speriamo che insomma nessuno cada, ma che sia tutto a posto, dovrebbero aver quasi risolto tutto. E meno male, perché poi qua bisogna stare al caldo, eh? Non possiamo stare troppo al freddo, assolutamente no. Torno di là a fare un po' di cose e continuare i lavori. Ok, sinceramente con una stufetta si sta un po' più al caldo e si sta meglio. Niente, che dire, siete pronti? Io sono pronta per iniziare un nuovo anno insieme, aiuto, senza cadere, con le nostre dirette del martedì mattina, quindi come sempre alle 9:30 vi aspetto. Ancora auguroni a tutti di un buon 2024. Ciao!